stanno usando. Prego, accomodatevi. Buonasera a voi ed un sincero benvenuto a tutte le autorità civili, militari e religiosi presenti. Naturalmente un caloroso saluto al dottor Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, alla sua gentile consorte, alle sue figliole ed a don Tonino Palmese. La decisione dell'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria esprime un sentimento di ammirazione profonda verso l'uomo simbolo della battaglia contro la malavita. È testimonianza spontanea verso chi, con abnegazione fuori dal comune, ha dedicato interamente la propria vita lavorativa alla ricerca della verità e della giustizia, conducendo le più importanti indagini giudiziarie contro la criminalità organizzata. Solo per menzionarne alcune, processo Spartacus, nella qualità di PM, ha assicurato la condanna di centinaia di camorristi affiliati ai clan di Chiesalesi, fra cui il boss Francesco Schiavone, soprannominato Sandoval, portando all'azzeramento della cupola e permettendo di ricostruire l'organigramma completo dei sodalizi criminali. Successivamente ha ricoperto il prestigioso ruolo di capo della Procura di Reggio Calabria, conseguendo anche in tale ambito numerosi risultati nella lotta all'andrangheta. Al vertice di tale ufficio gli ha dato impulso alla cattura di latitanti, alcuni dei quali ricercati da oltre 20 anni, acquisendo ben 13 collaboratori di giustizia. Non mancano inoltre nel carnet del procuratore anche indagini specifiche su Cosa Nostra siciliana, in particolare sul cassiere della mafia Pippo Calò e la sua posizione in relazione all'omicidio del fratello del giudice imposimato,
Nell'ambito di siciliano mi preme ricordare il suo legame con l'amico, compagno di corso e collega Rosario Livatino, il giudice bambino ammazzato dalla mafia, beatificato nello scorso maggio, alla cui cerimonia personalmente ed accoratamente il procuratore De Rao ha partecipato. Infine, e non ad ultimo, egli è stato insignito il prestigioso riconoscimento della Gerbera Gialla, istituita nel 2002 alla morte del giudice Antonio Caponnetto, fondatore del Coordinamento Nazionale Antimafia, destinato a personalità che, come il dottore De Rao, ha contribuito alla storia antimafia del nostro Paese. Per noi oggi è un onore avere qui il dottor Caffiero De Rao, ma è un valore soprattutto per la nostra comunità, per mandare un segnale forte ad ogni forma di criminalità, ad ogni forma di camorra organizzata. Noi contrastiamo con fermezza, come istituzione, qualsiasi tipo di iniziative che vanno contro la libertà personale di ognuno. Io vi ringrazio e passo la parola all'avvocato Balsano, il consigliere delegato alla cultura. Grazie. Buonasera a tutti. Nell'associarmi naturalmente ai saluti e ai ringraziamenti del nostro primo cittadino ed in particolare aggiungo a quelli della dirigente signora Rina Paolotti e degli altri dipendenti comunali Maria Pane e Mario Di Martino, perché per loro siamo riusciti oggi, ed anche grazie a loro ovviamente, siamo riusciti oggi ad organizzare questo evento, questo solenne evento, che rappresenta per la nostra comunità, ma non solo per la nostra comunità, un evento di grandissimo valore. Naturalmente ringrazio le forze dell'ordine e tutte le autorità presenti e con la voce vibrata dall'emozione, come si può sentire, prendo la parola oggi in questo solenne consesso. Lo faccio da consigliere comunale, da cittadina italiana e metese e consentitemi un sommesso personalismo da avvocato e quindi avendo studiato e conosciuto le dinamiche tribunalizie. Prendo la parola dunque per manifestare a nome mio e dell'intera amministrazione cittadina metese tutta l'ammirazione e la stima nei confronti dell'uomo e del magistrato Federico Caffiero De Rao. E non a caso l'ordine della citazione non è casuale, perché chiaramente il valore dell'uomo viene trasposto poi nell'esercizio della professione di magistrato e di servitore dello Stato. Ora, dicevo, molte professioni più di altre costituiscono una vera e propria missione. Una missione certamente che passa per il sacrificio, per la dedizione e per le forti rinunce. Ed è proprio sulla missione che io mi soffermerò brevemente e quindi sulla figura anzitutto dell'uomo, seppur intimamente e inscindibilmente collegata e avvinta a quella del magistrato. Dottor De Rao, da quello che ho potuto leggere di lei, lei è, oltre ad apparire, un uomo severo, tenace, deciso e evolutivo e, come dicevo appunto, impegnato in una missione di perseveranza, dedizione, sacrificio e rinuncia. Perseveranza nel cominciare con consapevolezza dei percorsi, della difficoltà, chiedo scusa, i percorsi intrapresi e portati a termine. Dedizione incondizionata e scevra da personalismi carrieristici. Sacrificio, mi vorrei fermare su questa parola perché per noi insomma è una parola che conosciamo chiaramente ognuno nel proprio ambito, però il suo sacrificio, quello a cui sottopone tutti i giorni se stesso e i suoi affetti più cari, a cominciare dalla sua moglie, anch'ella magistrato, che saluto e al quale porgo chiaramente il benvenuto a nome di tutta l'amministrazione metese, la quale mi ha sposato sicuramente ideali e principi e si è rimessa ad una vita sotto scorta. Alle sue figlie, ai suoi figli, e oggi sono presenti le sue figlie, ai quali insegna e ripete che il valore
di un uomo si misura dal rispetto che ha per una donna. E alla rinuncia, concludo. Rinuncia del vivere normale, rinuncia al vivere con le libertà che noi quotidianamente abbiamo e che magari non ce ne rendiamo neanche conto. E tutto questo all'insegna dell'alto nome del rispetto dei diritti propri e altrui e della giustizia, sia come consapevolezza che come prassi dell'uomo singolo e delle istituzioni. Grazie Federico Cafiero de Raho, perché con la sua scelta da uomo libero e giusto ha consentito e consente ai figli della nostra patria e quindi ai nostri figli di vivere in un ambiente più sano ed improntato ai valori di legalità, integrità, moralità, probità e rettitudine. Grazie. Ringrazio il consigliere Balzano, do il benvenuto alla dottora Ghina. Buonasera dottora Ghina, presidente del Tribunale di Torre Annunziata, grazie della sua presenza. Dottor Cafiero, è bravo, dietro di lei e quello di lei. Passo la parola al consigliere Topia Cafiero. Buonasera, io sono emozionato. Dopo le belle parole dette dal sindaco da Bianca, vorrei aggiungere solamente un ricordo personale di come siamo arrivati a questo momento. Io sono orgoglioso oggi di essere metese e di avere un concittadino così importante come Federico Cafiero de Raho. E ricordo quando abbiamo avuto l'idea, ci siamo confrontati col sindaco, di proporre al dottor Cafiero de Raho la cittadinanza onoraria. Io ero quasi timoroso nel chiedere, vi farebbe piacere, le farebbe piacere diventare cittadino onorario della nostra città di Mita? E la risposta fu certamente, mi fa molto piacere. Quindi quello fu il momento iniziale, poi chiaramente ci sono stati gli adempimenti che abbiamo compiuto, la delibera di Consiglio Comunale. Oggi arriviamo a conclusione di questo iter, ma è una conclusione che dà inizio ad un percorso. Il dottor Cafiero de Raho dovrà essere veramente un cittadino metese, quindi noi contiamo che sia l'inizio di una presenza più assidua in vita. Io sono orgoglioso, lo dicevo un attimo fa, come metese, prima di tutto, di avere un concittadino così. Poi sono orgoglioso come consigliere comunale, perché questo consiglio comunale, il sindaco e tutti i consiglieri, hanno sicuramente portato avanti questa iniziativa con molto, molto piacere. Sono orgoglioso come Cafiero, perché anch'io mi chiamo Cafiero, quindi avere come concittadino un procuratore come Cafiero Federico de Raho è ancora di più importante per me. Il cognome Cafiero è un cognome al quale io sono legato, anche perché sia mia madre che mio padre si chiamavano Cafiero. Ho sposato una Cafiero e oggi sono il presidente del Pio Monte dei Cafiero. È un'associazione che è nata ben 400 anni fa, che ha delle proprietà e in particolare ha una chiesa, la chiesa di Santa Lucia a Mita, la chiesa dell'Annunziata. E tramite questa chiesa io ho avuto modo di stringere un legame con il procuratore, perché l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di avere il matrimonio del figliolo del procuratore. Quindi sono contento, sono veramente fiero di essere metese e di partecipare oggi a questo momento così bello per tutti quanti noi metesi. Grazie.
Consiglio Comunale del Comune di Meta, con delibera numero 32 del 4 settembre 2020, con voti unanimi, ha deliberato di conferire l'onorificenza della cittadinanza onoraria della città di Meta al dottor Federico Cafiero De Rao, nato a Napoli il 18-2-52, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, con la seguente motivazione. In segno di riconoscimento per l'intensa attività umana, sociale e morale, a difesa dell'alto senso del dovere e della giusta giustizia, svolta per oltre 40 anni nella lotta contro la criminalità organizzata e comune prima come magistrato e poi come procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo. Consegno con un ideale abbraccio la cittadinanza onoraria al dottor Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Grazie, grazie. Bene, io vorrei ringraziare il Consiglio Comunale di Meta per questo, per me, importantissimo, unico riconoscimento, attribuirmi la cittadinanza onoraria e come restituirmi a questo territorio, che è il territorio che appartiene per nascita alla mia famiglia. Mio bisnonno era nato il 18 febbraio del 1852, esattamente 100 anni prima di me. Ed era qui, a Meta, così come a Meta c'era il padre, il nonno. Erano armatori, erano come tanti Cafiero di Meta. E lui però ebbe la disavventura di perdere il padre, via via avere un'attività marinaresca che venne abbandonata. E mentre i fratelli più grandi partirono per il Venezuela e lì trovarono fortuna, lui venne lasciato con la mamma all'età di appena 8 anni. E poco dopo si imbarcò come mozzo in una nave e in quella nave fece esperienza, cominciò a imparare un po' com'era costruita una nave e si appassionò agli studi. All'età di 18 anni prese la laurea in scienze nautica numero 1 e poi chiese di andare a fare il preside in una scuola ed andò all'Istituto Nautico di Riposto, che all'epoca poi iniziò un suo percorso importante. Ecco, io sento di essere legato a questo territorio, perché a questo territorio, come ho detto, appartiene la mia famiglia. E come diceva poc'anzi Tobia, la chiesa dei Cafiero rappresenta per noi un riferimento fondamentale. Mio padre era legatissimo alla chiesa come a questo territorio ed era legato proprio perché era legato alla sua famiglia e alle sue origini. Avere oggi la cittadinanza è un po' come coronare il sogno di mio padre, e se fosse stato presente sarebbe veramente andato alle stelle per la gioia.
Io ringrazio tutti loro, vedo che qui sono presenti tante divise, ringrazio il consigliere Balzano per le bellissime parole, il sindaco per ciò che ha detto, tutti voi che mi avete conferito, caro Tobia, con l'interessamento di voi tutti, questa possibilità. Ringrazio Ernesto Aghina per essere oggi presente. Ecco, io mi trovo bene con le divise che sono presenti e sono un po' la mia famiglia. Oggi se sono qui e ho potuto impegnarmi nel mio lavoro e anche perché ho avuto una famiglia che mi è stata tanto vicino, mia moglie, le mie figlie, e perché ho degli amici carissimi. Tonino Palmese è stato un mio riferimento, venne con me già a Reggio Calabria quando presi servizio, è stata la persona che mi ha seguito un po' nella vita e via via in tutte quelle che sono stati gli impegni dell'associazione. Poter gioire oggi con voi, con le divise, con il collega Ernesto che è un magistrato di una professionalità straordinaria, e con mia moglie che è la persona che costituisce per me un riferimento fondamentale, e intanto posso continuare a impegnarmi nel lavoro in quanto vi è lei che oltre a svolgere il mio stesso lavoro segue le ragazze che quest'anno hanno riportato con licenza liceale il massimo dei voti. E devo dire che è bellissimo stare qui. È bello stare in questo territorio, avere la possibilità di convivere con voi e condividere quel che sono anche le preoccupazioni di un territorio importante come questo. Siamo in un momento difficile, lo sapete bene, un momento in cui soprattutto quelle che sono le ricchezze fondamentali, alberghi, ristoranti, bar, probabilmente sono state in difficoltà e continuano ad esserlo. Ecco, io direi a queste attività bisogna stare vicinissimi. E il minimo rischio che possano pensare di cederlo, bisogna trovare un percorso per aiutarli, sostenerli e impedire che ciò avvenga. Le tradizioni vanno mantenute e se si riescono a mantenere le tradizioni diventiamo forti. La Chiesa è forte perché ha mantenuto le tradizioni per oltre 2000 anni e così qualunque grande centro di potere o interesse è forte in quanto è radicato, Meta è forte per quel che rappresenta, e credo che in una cittadina come questa, come la penisola, il rischio che possono esserci delle infiltrazioni camorristiche è enorme, e in questo momento la camorra ha una ricchezza e delle liquidità straordinarie che deve collocare, mentre le persone che hanno lavorato sempre con grande correttezza e lealtà hanno invece difficoltà, e quindi lo Stato, le banche, i circuiti che devono sostenere lo devono fare appieno. Io come cittadino onorario a questo punto sarò sicuramente un vostro riferimento, come lo è il nostro collega Aghina, e sarò sicuramente al vostro fianco per qualunque necessità e qualunque problema. So però che avete qui delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, di grandissima professionalità, che conoscono punto per punto il vostro territorio e quindi sono in grado di portare avanti con grandissima specializzazione la prevenzione, che è fondamentale per impedire la criminalità di impossessarsi di parte del territorio. Sono veramente emozionato e vi esprimo tutta la mia gratitudine e il mio affetto. Legato al territorio sono legato a voi e quindi da oggi, oltre che venire da turista, verrò come cittadino di Meta. Siamo onorati. Grazie. Sì, la facciamo tutti, grazie. Sì, la facciamo tutti. Facciamo una foto.
È vero, è un momento difficilissimo, ma noi siamo dei grandi privilegiati e non è un luogo comune. Siamo privilegiati perché dobbiamo sempre ricordare di vivere in un paradiso. Siamo privilegiati come operatori, che viviamo veramente una situazione oggi tranquilla, diversissima, come lei sa, da comuni che non sono anni luce lontani, ma sono vicinissimi. Quindi un privilegio enorme. Siamo privilegiati, e io sono un uomo d'associazione, non sono un regolatore, perché abbiamo un'amministrazione comunale sempre vicina quotidianamente a cittadini e operatori economici. Veramente abbiamo un sindaco in prima linea su tutto. E oggi abbiamo un altro privilegio, mi creda, avere lei, che è il faro della giustizia e della legalità, ci mette una fiducia enorme e quindi tenga presente che gli operatori, i cittadini di Meta sono sempre vicino a lei. Grazie. Scusatemi le spalle, purtroppo perciò volevo restare là per non... Onorario senatore Guido Pollice, per esprimere il nostro compiacimento e ringraziamento al Comune di Meta per aver voluto conferire la cittadinanza onoraria al dottor Cafiero De Rao. La nostra associazione, riconoscendo il grande lavoro svolto contro i clan camorristi e mafiosi, ha voluto premiare qualche anno fa a Sorrento il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel consueto appuntamento che facciamo ogni anno del premio Verde Ambiente. Dopo anni in prima fila contro le mafie, il traffico dei rifiuti e il malaffare, anche ultimamente il dottor De Rao ha voluto dare un segnale forte per segnalare il grave pericolo che in periodi come questo di estrema emergenza sociale ed economica possono agevolare le mafie. Il procuratore ci dice che ormai purtroppo è storia consolidata, che in ogni emergenza le mafie si sono infiltrate e fortificate. Basti pensare ai post-terremoto, ai rifiuti e alla sanità. Bene fa il procuratore a chiedere che, soprattutto in vista delle opere previste dal nuovo PNRR e ai tanti fondi che saranno a disposizione, non si pensi assolutamente ad allentare i controlli, ma si dovranno trovare quei meccanismi che, senza rallentare l'economia, evitano l'infiltrazione mafiosa. Una scommessa che si deve vincere, soprattutto la politica deve vincerla. Noi di Verdi Ambiente e Società saremo sicuramente al fianco del procuratore De Rao e di chiunque si batte per sconfiggere le mafie e il malaffare. Grazie ancora al sindaco, che è ospite di Meta, e come VAS diamo appuntamento, come ogni anno, nella penisola sorrentina per il nostro premio Verde Ambiente. Grazie a voi. Grazie. Questo è un omaggio che facciamo. Addirittura pittura. Questa è di altri. Grazie ancora. Prima, nel parlare della polizia in genere, parlavo di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, capitanere di porto, guardia costiera, tutti coloro insieme alla polizia municipale
a tutti voi che vi impegnate quotidianamente, non vorrei omettere nessuno, perché veramente per ognuno di voi potrei dire tantissime cose, però forse non è questo il momento, già ho parlato troppo, grazie. Volevo invitare il presidente Aghina per una foto. Presidente, grazie. No, le cedo anche il microfono. Per... Io sono molto contento di essere presente qui, perché non conoscevo il collegamento familiare che legava Federico Cafiero a Meta. Averlo ascoltato oggi, devo dire, addolcisce e rende anche più tenero questa iniziativa, perché credo le parole che tradivano l'emozione di Federico quando evocava i suoi genitori, il ritorno alle radici è qualche cosa che ci portiamo dentro, è il legame indistruttibile, credo, che lega questa persona, questa famiglia al territorio. È opportuno che venga in qualche modo ripetuto e conosciuto. Federico, veramente sono contento per te. Sono contento per l'amministrazione, si tratta di un'iniziativa abbastanza originale, se mi consenti, ma anche per questo molto più vera di tante altre che spesso debordano in retorica. Grazie. Grazie, grazie. Presidente, grazie. Grazie. Scusateci ancora, scusate pazienza, stiamo aggiustando proprio. Adesso c'è un altro momento importante. Il procuratore presenterà il libro di Tonino Palmese, il suo fraterno amico. Qualche parola, poi ne parlerà direttamente quindi, Tonino, perché ora vi spiegherò anche perché. Perché il legame anche con Tonino, magari. Allora, lasciamo... No. Abbiamo un altro. Ecco. Dunque, sì, ho preso un po' di appunti. Allora, devo rappresentare che il libro di Tonino Palmese, Dio nel frammento, è come sottotitolo La fede in tempo di pandemia. Ecco, è un testo innanzitutto che risente molto della cultura dell'autore.
quindi una cultura vastissima, amplissima. E quindi è Tonino portatore di tantissime letture e problematiche di grande rilievo. Il primo punto che sottolinea è come in tempo di pandemia vi sia una sofferenza straordinaria, e ciò che si rileva è che soprattutto la solitudine ha determinato addirittura una frattura nei rapporti familiari. Vi è stata a volte l'impossibilità anche di salutare, tutto bene? Anche di salutare un proprio caro e non vederlo più. È uno strazio inimmaginabile. È stata la pandemia l'aggressione di un nemico invisibile, così viene definito. E guardate, quando mi ha parlato di nemico invisibile nel libro, perché ciascuno poi apre un'interlocuzione diretta con chi lo scrive, perché ciascuno di noi ne dà una propria interpretazione. Ecco, la prima cosa che ho pensato è stata: ma in fondo la pandemia è come la mafia, è un nemico invisibile, non lo si riconosce mai. Una volta si muoveva armato e quindi si riusciva a comprendere chi fosse. Oggi non è più così. Ecco perché oggi è molto più pericoloso. È come il virus che entra e non si fa vedere. E il portatore non lo si riconosce. Altrettanto avviene, come dicevo poc'anzi, e quando vi è stata la sottolineatura che ho fatto con riferimento appunto al pericolo che vi sono per le attività economiche, intendevo proprio sottolineare l'invisibilità delle mafie. E poi ridisegnare l'esistenza tutta con la logica della piccolezza, dell'umiltà e della semplicità. Guardate l'importanza che ciascuno di noi deve dare alla piccolezza come rapporto diretto e come soprattutto interlocuzione con i più deboli, i più esposti, coloro che si trovano in condizioni particolarmente disagiate, i poveri. Ecco, questo credo che sia un tema oggi di grandissima importanza. Qualche giorno fa anche con Luigi Ciotti ci siamo incontrati e si parlava della povertà come un crimine contro l'umanità. È veramente insopportabile che ancora oggi, nonostante vi siano queste grandi capacità economiche, proiezioni straordinarie per il miglioramento sotto tutti i profili, esistono persone che vivono sotto i ponti, che vivono nelle stazioni, che non hanno un tetto, che chiedono la carità per poter mangiare e che non esistono delle strutture che siano in grado di sostenerli. E questo è impossibile che ancora oggi accada. E probabilmente, ecco, quando anche parliamo del rapporto con Dio, e Tonino ne parla in modo veramente straordinario, come dicevo, da lui, teologo, grandemente specializzato. E quando parliamo del rapporto con Dio, forse dobbiamo cominciare a pensare che il nostro primo compito è proprio quello di avvicinarci ai più deboli. E devo dirvi che nell'esercizio del mio ruolo ho sempre pensato anche nel contrasto alle mafie come un contrasto che andava fatto con tutto l'impegno possibile, perché chi soffre la pressione mafiosa e la subisce finisce per assumere una condizione simile a quella dello schiavo, per cui in silenzio subisce
e questo è inaccettabile. E però è a volte la società che discrimina, e di fronte a una società che discrimina probabilmente abbiamo tutti il compito di intervenire, impegnarci. Ha parlato poi, peraltro, della peste di Albert Camus, e in questo della città di Orano, ha parlato di Orano, probabilmente si dirà, la città algerina, ha parlato delle due omelie, e anche questo è un punto molto importante, perché nella prima quasi parla di responsabilità del voi. Voi siete responsabili, ecco perché c'è la peste, perché il flagello di Dio vi ha colpito, perché vi punisce, vi deve punire. Ecco, poi la seconda omelia, muore un bambino innocente, e quindi che deve punire Dio? Dio non deve punire nessuno, non è questo il tema. Il tema è ben altro, ed allora noi siamo responsabili, ma non del flagello di Dio, noi probabilmente siamo responsabili di tante altre cose, e nel nostro caso è la società che discrimina, e in questo forse vedo anche l'attualità di quel che diceva Albert Camus. E vedo peraltro che nel libro Tonino ripete un po', sviluppandolo naturalmente, come dicevo, da grande uomo di teologia e dovrei dire anche di temi sociologici, anche di temi politici. E la domanda che a volte gli ho sentito dire anche nel corso dell'omelia: ma Dio, dove sei? Da che parte sei? È un sacerdote, ma dire questo non significa non riconoscere che Dio c'è, è cercare di capire perché avvengono determinate cose, perché per esempio nei trasporti dei migranti poi muoiono tanti bambini, perché muoiono persone che non hanno nessuna colpa, perché ci sono delle difficoltà a sostenere i più poveri, e quasi viene il dubbio, no? E però è un dubbio che poi viene superato dalla fede, dall'esigenza che ciascuno attraverso la propria vita riesca a conseguire un obiettivo che sia proprio di quell'umiltà che al tempo stesso aiuta a migliorare e aiuta a sostenere i più bisognosi, in cui appunto Dio si riconosce. E poi Don Tonino Bello, il ricordo su di lui, e la proposizione che riprende Papa Francesco in una recente intervista, in cui dice che occorrerà ricostruire dopo la pandemia su quattro pilastri le radici, parlando di radici ricorda i nonni, gli anziani, cioè i vecchi, che sono quelli che danno, cioè, una ereditarietà anche nell'ambito della formazione, della capacità di portare avanti un disegno, che l'hanno fatto per tutta la vita, e la memoria, che è fondamentale anche per ricostruire, non dimenticare, non solo, ma anche dare un impulso, la fratellanza, che è il pilastro, credo, fondamentale, e la speranza, che ci spinge verso l'obiettivo del cambiamento e del miglioramento, cambiamento come miglioramento, e laddove è evidente si sta bene, non ci sono problemi di questo tipo, si aiuta solo ad andare sempre più avanti. E poi il discorso che porta avanti di padre Gutierrez, il quale ricorda quanto sia importante nel momento in cui si affrontano i problemi guardare all'interlocutore. Chi è l'interlocutore? Nei paesi latinoamericani le difficoltà sono enormi. Io ci ho lavorato nell'ambito di un progetto e mi sono accorto come in tanti paesi del centro
e Sud America le difficoltà sono veramente straordinarie. Noi abbiamo i bambini che portano sacchi di 50-60 kg sulle spalle perché devono portare la coca e attraverso le foglie di coca sostengono il traffico di stupefacenti, vengono utilizzati come schiavi, ma lo devono fare perché altrimenti non mangiano. E quindi ci sono questi sacerdoti che si impegnano e sono quasi l'unico riferimento sul quale fanno affidamento. Ci sono delle società che sono totalmente strumentalizzate dalle mafie, sono mafie che hanno eserciti nei cui confronti nemmeno gli stati riescono a combattere perché lo stato è più debole. Ci sono stati arresti di grandi trafficanti che sono stati poi liberati dall'esercito al cui comando loro si pongono, e quindi ci troviamo di fronte a delle situazioni incredibili di fronte alle quali le Nazioni Unite devono intervenire. E questo personalmente l'ho detto più volte anche al segretario dell'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa del contrasto alla criminalità, così come è necessario che si intervenga in Africa per le organizzazioni criminali che sono quelle che taglieggiano i migranti, questi poveri soggetti che abbandonano i luoghi di guerra e poi vengono accompagnati e ogni volta che superano una frontiera devono pagare una sorta di dazio che è il prezzo del loro trasferimento. E in ogni paese vi è un'organizzazione criminale che è legata a quelle che poi sostengono il traffico di migranti, e anche su questo è necessario che si intervenga con le convenzioni che contrastano questi traffici. La convenzione di Palermo è la prima alla quale aderiscono 190 paesi, e di questi 190 paesi però non si riesce bene a comprendere quanti effettivamente abbiano in animo di sconfiggere le organizzazioni criminali che sostengono determinati traffici. Ecco, e leggevo anche questo nell'ambito del suo libro, Don Giovanni Bosco, Don Tonino Bello, tante riflessioni meravigliose che Tonino Palmese pone e che costituiscono veramente un libro che ha un'ossatura straordinaria sotto tanti profili e che vi invito a leggere. E ora darei la parola a Tonino, se me lo consentite o se la scaletta lo prevede, ma sicuramente lo prevede. Grazie Tonino per avermi consentito di leggere questo libro meraviglioso, e grazie Sindaco e tutti voi per avermi consentito di parlare di questi temi. Si è fermato alla seconda e alla quarta di copertina. Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto nel sottoporre il suo tempo e anche la sua pazienza alla lettura di questo testo, che nasce per la verità in un momento di pieno lockdown in cui bisognava stare fermi, e mi ponevo alcune domande come tutti noi logicamente. Permettetemi di dire, proprio sarò telegrafico, la prima è il senso di questa serata. Dire di un libro dentro una cittadinanza onoraria all'inizio mi sembrava un poco strano quando ne parlammo con Tobia, col sindaco, però poi mi sono reso conto che questo che abbiamo fatto stasera è un metodo, cioè la lotta alle mafie. Il procuratore non la fa solamente perché, avendo viste le divise, si sente rassicurato. È naturale, voglio dire, non dico è ovvio, è naturale ed è giusto che sia così. Ma c'è un elemento che è trasversale a tutte le divise, a tutti noi qua dentro, che è fatto di saperi e di non saperi, di titoli di studio e non di titoli di studio, che è la cultura, cioè avere una visione del mondo, avere una visione della vita. Questo poi in fin dei conti è la cultura. E credo che dedicare questo momento ad un libro, a parte la delicatezza nei miei confronti, non gli sarò mai troppo grato per questo gesto, ma credo che voglia essere proprio una proposta di metodo, cioè a dire guai se non facessimo poi un'ipotesi di cultura su un territorio per raccontarci
e condividere le nostre visioni di vita e di mondo, perché altrimenti non ne usciamo più, insomma, no? Lo vediamo in questo periodo. Tutti quanti eravamo convinti di essere migliori dopo la pandemia, non lo so, non lo so, ma non significa non lo so nel senso spocchioso o nel senso polemico, non lo so perché veramente lo ignoro se siamo diventati migliori. Mi auguro che tutti abbiamo avuto la possibilità di avere una visione di mondo diverso, perché se i nostri ragazzi, soprattutto in questo periodo, oltre a Dadda hanno visto solo amici dell'Isola dei Famosi, e allora vuol dire che stanno guaiati, cioè nel senso che non c'è una visione di mondo, ma c'è una visione di accanimento sulla vita, del come, dell'apparire, dell'avere, del possesso, del successo ad ogni costo. E invece il virus ci ha detto che noi siamo apparentemente in un mondo di sani, perché alle donne si chiedono 3 misure per poter vedere se può partecipare a Miss Italia, no? Agli uomini si chiedono se hanno i soldi in tasca, però poi dopo, voglio dire, probabilmente ci siamo resi conto di essere degli apparenti sani in un mondo ammalato, in un mondo di malati. Allora, questo mi fa piacere, perché questa, come dire, potrebbe essere per la città di Meda proprio un metodo, cioè dire, quando parliamo di mafia dobbiamo parlarne a partire dalla cultura e concludere sulla cultura, passando attraverso la magistratura, le forze dell'ordine. Non sto sminuendo i valori di nessuno, né in divisa né fuori divisa, né della presenza del Presidente del Tribunale, per carità. Ma il tentativo è proprio questo, cioè dire, se non c'è questa trasversalità di questa visione del mondo che dobbiamo costruire quanto più insieme possibile, non ne veniamo fuori. Questa terra poi mi ricorda un fatto particolare della mia vita, e poi dico una cosa sul libro, però consentitemi questo ricordo perché so che vi farà piacere. A pochi chilometri di qui, una frazione di Vico Equense, a Pacognano, c'erano i miei confratelli, io sono salesiano, c'era la casa dei salesiani, e io ho avuto il piacere di ospitare per l'ultima volta, organizzando io le vacanze, le sue vacanze che non faceva da anni, Nino Caponnette e sua moglie. Mi ricordo che trascorremmo una settimana insieme. Ora posso dirlo perché Nino non c'è più, non voglio dire, potrebbe sembrare indelicato, ma mi ricordo che Nino Caponnette si innamorò di Don Tonino Bello, uno degli autori che io cito spesso nel libro, il già vescovo di Molfetta, che è morto molti anni fa, e ricordo che si innamorò molto perché la sera Nino si metteva a letto e io vicino al suo letto gli leggevo alcune lettere di Don Tonino Bello. Vi dico, mi fa piacere dirvi che quando uscivo da quella stanza, no? E lo lasciavo poi riposare, quando arrivava Nino, ma lui era contento di queste letture. Io avvertivo dentro di me non il piacere di un prete che aveva fatto una buona azione o di un credente che aveva detto una cosa carina nel nome di Dio. Leggevo un testo sacro, perché era di un vescovo, ma lo vivevo con questa intenzione, in nome del popolo italiano. Mi sentii veramente, come dire, non rispetto a quello che c'è scritto nei tribunali, che è dove si pratica e si applica la giustizia, ma in nome del popolo italiano. Ci sono uomini, e Federico è uno di questi, la tua presenza mi fa ricordare Nino Caponnette, che, come dire, anche con un gesto di una cittadinanza come si dice? È una, come dire, è un'occasione per dire in nome del popolo italiano, il popolo di Meta, il popolo certamente però in nome di un popolo. È molto bello avere questo senso di riconoscenza, perché altrimenti c'è una livella che è la dimenticanza, che è l'oblio, che tradotto in napoletano cioè, boh, che fa, no? Ed è tutta questa livella poi distrugge non la vita fisica delle persone, ma il senso della vita delle persone. E sono contento di passare davanti a Pacognano nel ricordare questa mia lettura serale accanto al letto di Nino Caponnette in nome del popolo italiano. Il libro, guardate, io credo che non vi voglio tediare, però questo sento di doverlo dire. Io l'ho scritto per un solo motivo, perché la cosa più pericolosa al mondo che c'è non è l'ateismo, ma è la fede in Dio. È una delle cose più pericolose che c'è, perché il nome di Dio, in nome di Dio si fanno e si consumano le peggio schifezze. Il nome di Dio, l'articolo determinativo invece, come dire, è un nome che non dice più qual è Dio, dove abita, se ha un indirizzo, se fa la pipì, se fa la cacca, se si commuove, no?
Chi è questo Dio? E a Napoli Dio, per esempio, molte volte è rafforzativo per una mala parola, sino Dio è strunzo. Ecco, e allora hai detto una cattiva parola a uno, lo hai distrutto e gli hai messo Dio davanti. Oppure lo si dice per elogiare l'apparenza della persona. E in genere l'apparenza è l'anticamera del nulla, del vuoto. E Dio, e poi si aggiunge qualche altra cosa. Io penso che, come dire, dobbiamo ritornare ad un'ipotesi in cui le parole devono avere senso. Per i miei studenti scrissi un testo in ambito pedagogico dal titolo Le parole sono stanche, perciò noi siamo stanchi di parole. E le parole sono stanche perché sono usate, abusate, stuprate, violentate. E poi siamo in un contesto culturale in cui voglio dire, qualche secolo fa una parola tu ricorrevi all'etimologia, al vocabolario. Ma non devi più ricorrere all'etimologia, ma devi ricorrere alla bocca, alla lingua e alla bestialità di chi l'ha pronunciata probabilmente, o alla bellezza di chi l'ha pronunciata. E allora la parola Dio è una parola che secondo me sta diventando sempre più inutile e pericolosa, se non gli diamo un indirizzo, se non gli diamo un'identità. È una parola inutile. Forse influì molto sulla mia giovinezza un grande amico che insegnava criminologia all'Università di Napoli, si chiamava Franco Sclafani, forse molti di voi che si interessano di giurisprudenza l'avranno conosciuto. E Franco mi diceva sempre questa cosa, lui era un po' sornione, cioè, tu vuoi diventare prete? Però io grazie a Dio sono ateo. E quando venne il giorno della mia ordinazione, mi trovai Franco con una bella icona che mi portò dalla croce e mi disse, se vuoi fare il prete fallo bene, però ricordati che è meglio essere, grazie a Dio, atei. E non era una battuta, poi Franco non c'è più, quindi non posso più chiedere a lui l'esegesi più completa di questa terminologia. Però certamente Franco voleva dire che se Dio è una cosa inutile, se Dio è solo un nome, è meglio essere ateo, no? Come quelli che dicono, no, ma io sono credente perché dico la preghiera la sera, io invece non sono credente ma voglio pandor la sera, e funziona meglio perché si può pure mangiare, si può pure andare a cena. Allora perché il nome di Dio? Ecco, perché il Dio dei Vangeli è un Dio che non dice come stai, a Dio mancava una sola cosa, e termino, a Dio mancava una sola cosa per essere Padre Eterno, gli mancava l'imperfezione. Cioè, gli mancava quell'elemento di che noi chiamiamo imperfezione, che è la fragilità, che è la pochezza, che è la vulnerabilità. Gli mancava tutto questo. Il Dio dell'Antico Testamento era un Dio che sapeva tutto, vedeva tutto e poteva dire di tutto. Il Dio del Nuovo Testamento, invece, è un Dio che fa domande. Chi mi ha toccato? Dove stiamo andando? È un Dio che è rinunciatario di ogni scienza. Ed è un Dio anche rinunciatario di onnipotenza, non c'è mai nessun miracolo che Gesù compie che non dice, ah sì, sei guarito, la tua fede ti ha salvato. Non dice mai, la mia potenza ti ha salvato. Poteva fare il premier in un paese, sarebbe stata una cosa bella, no? E invece purtroppo lo fanno gli altri che dicono, no, è il mio potere che ti salva. E lui è rinunciatario di ogni scienza, è rinunciatario di onnipotenza e soprattutto, come dire, scopre nel suo linguaggio che il dolore dell'altro non è una cosa da guardare per la cura, ma è una cosa da guardare per poter dire anche lui. Gli mancava questa possibilità a Dio di essere definitivamente perfetto. Tu soffri, anch'io soffro. Il Dio dell'Antico Testamento non lo poteva dire questo. Allora se c'è un Dio, io preferisco dargli un nome che si chiama Gesù di Nazareth. Se c'è un Dio, preferisco vederlo con una madre che si chiama Maria. Se c'è un Dio, preferisco vederlo con i suoi compagni discepoli, che il primo in assoluto, poiché aveva capito tutto, lo tradì pure, figuratevi. Però divenne il primo Papa, no? Perché poi la misericordia è grande. Ecco, era questo il bisogno di in pandemia, di dire speriamo che la gente non nomini Dio in modo invano, di dire Dio fammi stare bene, Dio perché è venuto questo, Dio perché dobbiamo castigare. Camus mi ha aiutato molto perché quel romanzo è un romanzo scritto domani, manco ieri, ma domani il romanzo La Peste. E questo Dio mi ha permesso di incontrare, come dire, tante persone che al di là del pronunciamento di questo nome condividono la vera essenza di un Dio che è tutto, però si manifesta nel frammento, ed è un frammento, ma continua a essere il tutto. Questo Dio è quello per il quale mi piace ancora continuare a vivere, e speriamo anche morire e poi ritornare pure a vivere. Grazie.
serata svolge al termine. Vi chiedo la cortesia di far uscire prima il procuratore perché ha altri impegni. Volevo ricordare un piccolo aneddoto del procuratore che un po' mi accomuna. Dopo aver fatto tutte queste belle cose e continuerà a farle, ricordavo, se lei guarda, venite vicino a me procuratore, per la stazza, lui era una grande ala destra, è un ottimo giocatore, quindi noi lo aspettiamo, oltre a meta, no? Per fare una bella partita di calcio. Ottimo.